Da piccolo sognavo di fare il pompiere, forse perché guardavo le avventure di Grisuola TV. Poi si cresce e a 16 anni, durante una supplenza, un professore ci mostrò a computer come si cambiava colore degli occhi a una persona. Rimasi estasiato. Ero anche bravo a scuola, ma non avevo ancora in mente cosa volevo fare da grande. L'università, bah, non avevo tutta questa voglia di studiare, lo ammetto. Pian pianino la fotografia prendeva piede nella mia vita e iniziai a approfondire i miei studi prima da autodidatta e poi in accademia. Sì, beh, l'accademia mi ha completamente sverginato la testa, ha superato muri che prima erano invalicabili. Ero uno di quelli fissati sulla tecnica che odiava l'arte e pensare che oggi invece la fotografo. Ho sperimentato, sono venuto in contatto con altre nuove forme d'arte e negli ultimi 2 anni in Isia ho avuto la possibilità di professionalizzare tutti gli ambiti, i settori che precedentemente avevo toccato con mano, grazie anche a quella parola magica che chiamo consapevolezza. La mia vita non è stata certamente tutta rose e fiori. A 21 anni mi ha messo in ginocchio perché una parte di me se n'è andata fisicamente per sempre e qualche anno dopo un brutto incidente mi ha ributtato a terra. Non riuscivo a fare niente, dalle passioni fino alle semplici cose, però sapevo di un ragazzo che viveva una situazione più grave della mia e aveva recuperato dopo 2 anni. Così mi sono detto, beh, se ce l'ha fatta lui, cazzo, devo farcela anch'io. Io ci credevo, lottavo. Così 9 mesi dopo avvenne un piccolo grande miracolo e pian pianino tutto tornò alla normalità. La chiamiamo normalità, ma sì, stare bene è un lusso e spesso non ce ne rendiamo conto. La vita è semplicemente un dono e dobbiamo solo esserne grati ogni giorno. Questi due avvenimenti sicuramente mi hanno fatto crescere e hanno cambiato il modo di vivere appieno la vita professionale e personale ogni singolo giorno. Da lì ho ingranato la marcia alta. Negli ultimi 9 anni ho voluto trasmettere la mia passione, il mio credo lavorativo nelle scuole e in altri ambienti sensibili al mondo dell'arte e della fotografia soprattutto. Oggi sono un fotografo dei beni culturali e continuo ad aiutare ancora più persone ad approcciarsi in modo corretto a questo fantastico, io oserei dire, mondo fatto di luce, che non è solamente tecnica. Veicolare consapevolezza, veicolare cultura, difendere e diffondere l'informazione corretta è la mia mission. Spesso vedo professionisti insegnare ad agire col mezzo fotografico a diventare i maestri della tecnica, ma non insegnano a guardare, a percepire, a chiudere gli occhi, a immaginare, a essere sensibili a ciò che ci circonda. Vedi, puoi essere la persona più tecnica del mondo, ma se non sei consapevole di ciò che ti ha spinto a quell'agire, tutto perde senso. Quindi, vuoi fare, vedere, fotografare tutto ciò che ti circonda come fanno gli altri? Mi spiace, ma non sono la persona adatta a te. E proprio qui con me, step by step, voglio condurti in questo delicato e intrigante percorso che sintetizza anni e anni di studi ed esperienze attuate sul campo, per trasformare la tua passione, la nostra passione, in una vera e rispettabile professione. Se vuoi cambiare strada, dare una svolta alla tua vita e seguirmi in questo intrigante e delicato processo, riuscirai a guardare il mondo, le cose, le persone e dunque fotografare tutto ciò che ti circonda con occhi nuovi, ma soprattutto con una testa nuova. Ti faccio il migliore in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e che la luce sia sempre con te. Oggi si è compiuto un piccolo grande passo di una lunga maratona, dove ognuno di noi, nel suo piccolo, dal politico al cittadino, deve marciare in direzione della meta, deve metterci del proprio, perché solamente così potremo davvero far tornare grande la nostra amata Italia. Grazie mille a tutti.